Adesso procediamo spediti per la contrattazione, Marika Kastimatis. Grazie a tutti, cercherò di essere più breve possibile, anche se è un tema abbastanza complesso. Al mio tavolo si sono seduti i rappresentanti dei sindacati, di base, gli Unicobas, Cobas, CUB, rappresentante della Gilda e un dirigente scolastico. E abbiamo cercato di analizzare insieme dei punti, cercando di convergere su degli obiettivi comuni, secondo quello che è la metodologia del consenso, no, del Movimento 5 Stelle. In particolare siamo partiti dall'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che l'arte e le scienze sono libere e libere nell'insegnamento. E da questo punto di partenza siamo andati ad analizzare quella che è la proposta di Renzi. I padri costituenti hanno indicato la libertà di insegnamento come caposaldo invalicabile delle principali fonti normative della Repubblica, attribuendo quindi alla professione docente uno status che la distingue dalle altre e anche all'interno dell'area del pubblico impiego. Ne deriva quindi la necessità di recuperare al docente una funzione specifica, atipica, che non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato e quindi a quella di un lavoratore di livello impiegatizio. Ne consegue, e questi sono alcuni punti che abbiamo messo a fuoco, che venga affermata l'unicità della professione docente senza gerarchie di ruolo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore di secondo grado. L'organizzazione del lavoro e le modalità in cui si articola l'attività didattica e formativa sono materie contrattuali e quindi come tali devono essere trattate e non extra con la legge. L'ambito deontologico e progettuale è materia professionale, competenza degli organi collegiali. La carriera dei docenti è legata all'anzianità di servizio, intesa come riconoscimento delle competenze acquisite nel corso dell'esperienza di lavoro, quindi al di fuori di quei criteri meritocratici che vengono ipotizzati in modo piuttosto anche confuso dalla proposta di Renzi. La necessità di un contratto specifico quindi per docenti è atta, fuori dal campo di vigenza del decreto legislativo 29 del 93 e della conseguente legge Brunetta 50 del 99. Si sottolinea a tale proposito la componente educativa presente nella professionalità ATA, in quanto il personale coinvolto nella sorveglianza degli alunni, nella comunicazione con le famiglie, nella collaborazione alla progettualità educativa della scuola e come tale quindi segue il percorso dei docenti, diciamo a livello contrattuale. Si afferma la necessità di uno sdoppiamento della figura della funzione dirigenziale in due figure che sono il coordinatore didattico eletto dal Collegio dei Docenti in quanto primus inter pares come era in origine, eletto ogni 5 anni, attribuendo la figura funzionale relative all'organizzazione della didattica e liberandolo da funzioni aziendalistiche di dirigente amministrativo che nulla hanno a che vedere con la funzione e lo scopo, la finalità della scuola. D'altra parte il dirigente amministrativo, che può essere l'attuale DSGA, funzione alla quale si ha accesso attraverso pubblico concorso con competenze specifiche di tipo amministrativo contabile. Avevamo al tavolo un dirigente il quale ha sottolineato la necessità di sdoppiare la funzione perché l'attuale normativa prevede che il dirigente abbia una competenza enciclopedica dalla legislativa, tecnica e quant'altro, ovviamente. Nei fatti poi si impedisce effettivamente di far funzionare la funzione principale, che è quella della didattica, che non si riesce assolutamente a seguire a livello dirigenziale. A tal fine si individua il DSGA come figura detentrice della rappresentanza legale della scuola, quindi l'attuale dirigente rimane solo con funzioni didattiche, coordinatore della didattica, organizzatore della didattica. La creazione di un consiglio superiore della docenza regionale e nazionale, eletto tramite consultazioni nazionali a suffragio universale della categoria della scuola
è aperta a tutte le componenti sindacali e professionali. La competenza dell'organo sopraindicato dovrebbero essere le seguenti: linee guida sulla formazione di base, formazione in itinere, codice deontologico della professione, ambito disciplinare. Definizione della atipicità della funzione docente, del suo impegno concentrato e non esteso, il coinvolgimento emotivo e con le responsabilità anche di ordini penali impliciti nella funzione, che prevedono quindi, oltre alle funzioni, lezioni frontali, delle attività come la preparazione delle lezioni stesse, gestione della classe, che spesso è una pluriclasse con elementi che hanno problemi o una classificazione di DSA, BES o altre o diversamente abili. Avendo tutto questo insieme di funzioni che vanno al di là della gestione tecnica della lezione frontale, si ritiene che sia congruo indicare per ogni ora di lezione frontale un'ora di attività dedicata alle attività sopra esposte. Queste attività in realtà sono già tacitamente espletate nell'ordinamento attuale e pertanto si ritiene che sia necessario esplicitare, al fine di una chiara e trasparenza, definizione dell'orario di lavoro, cioè 18 ore in realtà ne corrispondono altre 18 di tutte le attività collaterali che diciamo sono già presenti. Non si tratta di dire nulla di nuovo, ma semplicemente di scriverlo nero su bianco, in modo che poi i media non inizino poi a tempestare la figura del docente come colui che ha un lavoro part time e che quindi va caricato di altri onerosi impegni. Rivedere i parametri dell'autonomia, in particolare il rapporto docente-alunni, come già stato evidenziato, 20 alunni con un portatore di handicap, da 20, 22, insomma dipende un po', 24 massimo come una classe normale, senza diversamente abili. Rivedere i parametri che attribuiscono l'autonomia delle scuole, istituire istituti comprensivi con alunni compresi tra 500 e 1000, come era inizialmente in origine, non creare questi istituti comprensivi che sono dei mostri da gestire con quasi 2000 studenti all'interno. Per quanto riguarda la contrattazione di istituto, il diritto di svolgere assemblee sindacali in orario di servizio previa richiesta del 20% dei lavoratori della scuola. Diritto alle singole componenti delle RSU e indire assemblee in orario di servizio anche in raccordo con RSU di altri istituti. Diritto per tutte le organizzazioni sindacali che presentino liste nelle RSU di svolgere una campagna tramite assemblee, una campagna elettorale durante la fase elettorale. Rifiuto dell'organico funzionale, come viene definito nella proposta di Renzi, dove il docente perde la titolarità all'interno dell'istituto e l'acquisisce su una rete di scuole su un territorio più o meno ampio del quale non si ha nessuna definizione, ma invece si propone un organico funzionale inteso come strumento per assorbire i precari e coprire le supplenze brevi. A tale fine si ritiene che possa essere necessario l'assunzione, oltre all'organico di base della scuola, un 10% in più che deve essere in grado di ricoprire le supplenze brevi e se non è impegnato nella copertura di supplenze, in attività di ricerca e nell'elaborazione di progetti. Facendo un calcolo così molto grossolano, in questo modo si potrebbero inserire nella scuola 80.000 precari. Posso dire ancora una cosa? Velocissima, perché dobbiamo andare a proprio un diciamo secondo. Che il lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo anche realizzato e sviluppato in questi punti, anche analizzando quello che è il testo della LIP, che è la legge di iniziativa popolare, che è una legge, poi verrà presentata probabilmente da Marina Boscaino, del 2006, che quindi ha bisogno di essere in qualche modo resa più attuale. Forse qualcuno dei nostri punti potrebbe essere uno spunto di integrazione e quant'altro. Grazie Marica.